Critiche a pioggia su molteplici fronti, dalla gestione del servizio rifiuti alle carenze degli impianti di illuminazione pubblica, passando per la riqualificazione del Tirone e i ritardi sui bilanci. I partiti che siedono in consiglio comunale non risparmiano accuse feroci all'amministrazione a Corinti e continuamente ne sottolineano l'incompetenza e l'approssimazione. Una perpetua litania che però sino ad oggi non ha mai trovato sbocchi concreti. L'ultima mozione di sfiducia annunciata, la quinta in totale, presentata stavolta dal gruppo di Area Popolare, giace sulla scrivania del segretario generale da settimane. Ad aggregarsi al sodalizio targato UDC e NCD è stato solo il consigliere Daniele Zuccarello, poi il vuoto, almeno sulla carta, perché a parole questi ultimi giorni sono stati un vero e proprio tiro al bersaglio contro Corinti e i suoi. Tra i consiglieri del nuovo centrodestra serpeggia l'ipotesi di risollevare la questione in consiglio, anche se da quasi 3 anni ormai gli annunci di sfiducia non hanno portato ad alcun risultato concreto e hanno rappresentato soltanto una pantomima dal finale scontato.